Dai, che stendiamo questo telo in juta, vediamo un po' come va. Certo che l'inizio è promettente, in un attimo, in 2 secondi, abbiamo steso una decina di metri di pacciamatura. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, lo scorso maggio avevo ricevuto in test questo telo in juta della Jutatex. L'avevo messo per i pomodori, l'avevo messo per altre colture, mi era avanzato un po', comunque ho ancora qualcosina. Mi ero ripromesso, ve l'avevo detto, che avrei fatto un video di chiusura per vedere come ha funzionato, come mi sono trovato durante tutta la stagione estiva e come mi sto trovando adesso, siamo in autunno, a ottobre inoltrato, così da chiudere un po' il capitolo su questo tipo di telo pacciamante, naturale ovviamente. Lo vediamo adesso dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, telo Jutatex. È un telo di juta, come vi avevo detto l'altra volta. È ricavato dai sacchi verdi del caffè. È stato lavorato, è stato tritato, è stato riassemblato. E a distanza di 5 mesi, non l'ho mai mosso da dove è adesso. Questa è la situazione di questo telo. Allora, è ancora molto molto bello, mi avvicino. Guardate lo spessore. Questo sicuramente me lo porto avanti fino ad aprile prossimo. Quindi secondo me un annetto ce lo facciamo tutto. Qui dove vedete insalate, cavoli e fiori e basilico, avevo pomodori e basilico. Quindi semplicemente ho tolto una pianta e ne ho messa un'altra. Volevo analizzare con voi il sottosuolo. Allora, questo è traspirante ed è permeabile, quindi quando piove l'acqua l'attraversa. In più, quando piove parecchio, si inzuppa d'acqua e questa umidità la rilascia poi nei giorni a seguire, quindi fa un po' da accumulo di acqua naturale, insomma. Il terreno sotto, come vedete, è perfettamente pulito da infestanti. Ecco, questa, come vedete, è nata, ma non è riuscita a bucare il telo. Quelle più coriacee invece bucano il telo, ve la faccio vedere. Ecco qui. Se l'erba trova un appiglio, un buchetto, qualcosa, ci si infila, c'è niente da fare, guardate qua. Anche qui ce n'è ancora un po', però la comodità di non dover passare con una zappa o un motocoltivatore per dover togliere infestanti è impagabile. Ovviamente questo discorso vale per tutti i tipi di teli. Io iniziai con i teli in plastica, quelli tipo sacchetti della spazzatura, poi sono passato a quelli sempre di plastica ma traspiranti, che sono ancora un'ottima soluzione, e poi mi è arrivato questo in test che secondo me è la cosa migliore. La nota dolente di questo telo qui è il costo, perché 70 euro per un rotolo di una cinquantina di metri, vi lascio poi esattamente qui in descrizione i costi. È un costo importante, però vista la durata del telo, devo essere sincero, tutto sommato, se è una spesa che possiamo fare per un orto, per un anno. Come finisce questo telo? Questo telo col tempo, vedete, si sgretola, guardate, piano piano, si assottiglia. Le fibre in juta vengono poi assorbite nel terreno e ritorna poi a far parte del ciclo della vita del suolo. Dai, un video molto breve, faccio solo una panoramica d'insieme, vi mostro un attimino che dove non sono passato a rovinarlo con il decespugliatore, guardate il bordo del telo, è ancora molto bello. Eccolo qui. Quindi tiene la forma, tiene lo spessore e gli unici danni che vedete sono probabilmente quelli che ho fatto io, appunto, con il decespugliatore, perché me lo sono mangiato nel filo. Qui ho l'altro telo che avevo messo sopra il compost e adesso ci sono i cavoli. Anche qui avevo i pomodori. Volevo solo chiudere questo argomento con questo video, così che sapete che esiste anche questa soluzione. È un costo iniziale abbastanza ingente, però alla fine uno se lo ritrova per quasi un anno, insomma. Farò un ulteriore video, l'ultimo, di chiusura, quando poi dovrò dismetterlo, quando sarà finito, io penso appunto verso marzo-aprile. Vediamo come si comporta con l'eventuale neve che verrà. Nel frattempo spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Ebbene, grazie per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ci vediamo la settimana prossima.